Antonio Pavarello, andiamo intanto ad analizzare un attimo l'ultima partita con l'Edimburgo. Quello che è piaciuto, al di là della vittoria, la prima all'Ester, è stato soprattutto lo spirito di squadra, la grande voglia di sacrificarsi e la grande voglia anche proprio di vincerla questa partita. Ma sicuramente in settimana ci eravamo parlati, volevamo raggiungere appunto questa prima vittoria in trasferta. Ci siamo molto concentrati appunto per questo. Abbiamo cercato sempre di parlarci col gruppo, di insistere in ogni allenamento sul fatto che siamo dovuti partire con tanta voglia di vincere, tanta aggressività e siamo riusciti a portarlo e per fortuna è andata bene la partita e siamo riusciti appunto a portarla a casa. Lunedì scorso sei stato a Roma alla prima edizione della presentazione appunto delle Coppe Europee, Heineken Cup e Amelin Challenge Cup, con le formazioni italiane. Che sensazioni ci sono state appunto per la nuova stagione europea all'interno dei team italiani? Ma logicamente in generale c'è sempre un po' di paura di affrontare le squadre estere perché tutti sanno che fanno parte di competizioni che di sicuro hanno un livello superiore al campionato italiano. C'è sempre un po' questo timore reverenziale nei confronti degli altri club. È ovvio che probabilmente si troveranno di fronte squadre meglio attrezzate, però cercando di giocarsela fin dall'inizio e poi provando a lottare fino a quando le forze ti mancano, probabilmente anche loro riusciranno a fare direi un discreto cammino all'interno delle coppe europee. Noi siamo molto fiduciosi di quello che possiamo fare noi, cercheremo subito di partire bene venerdì prossimo contro Ospreys. E cercheremo di fare il meglio appunto per tenere alti anche i colori della nostra nazione. Hai parlato di squadre difficili che affrontano appunto campionati più impegnativi. Il Benetton è capitato in un girone davvero duro con Tolosa, con Leicester Tigers, però si inizia dagli Ospreys già affrontati qui a Monigo e battuti per la prima volta quest'anno. Sarà comunque un avversario diverso perché dopo le difficoltà iniziali gli Ospreys si sono ripresi e stanno iniziando a fare vedere il loro gioco. Ma sicuramente il nostro girone, insomma, non ci si nasconde dietro un dito, è duro, ma qualsiasi girone di Heineken Cup è duro perché è una competizione che racchiude tutte le migliori squadre europee, per cui in qualsiasi girone capiti ci sono sempre squadre molto toste. Noi cominciamo con gli Ospreys, una squadra che di sicuro avrà il dente avvelenato per la prima di campionato in cui sono venuti qui a perdere. È una squadra che sicuramente come tutte le altre punta a vincere l'Heineken Cup, ma anche noi non siamo qui per fare le belle figurine, ma per dimostrare anche noi che a questo livello ci possiamo stare tranquillamente. Vogliamo anche noi dire la nostra e sicuramente ce la metteremo tutta per vincere già da venerdì sera. Come per il Benetton, anche per gli Ospreys, molte squadre che giocano nel Pro 12 hanno un capitano che è una seconda linea, come Alwyn Jones. All'andata c'è stata molto battaglia dal punto di vista delle rimesse laterali, tu non c'eri in campo, che partita ti aspetti anche da questo punto di vista? Ma gli Ospreys è una formazione innanzitutto che gioca veramente un buon rugby e si basa su una conquista molto solida in mischia e touche, ha appunto degli avanti molto fisici e ci daremo battaglia là sicuramente, sia in mischia che in touche, dopo nel gioco aperto, nelle rack. Chi vince la sfida di aggressività là davanti probabilmente vince anche la partita. Una curiosità, Liberty Stadium è un campo in misto sintetico, in queste partite giocate finora là il Benetton ha sempre avuto risultati pesanti, c'è stata qualche difficoltà di adattamento anche da questo punto di vista? Ma guarda, onestamente non penso che un campo possa limitare le prestazioni di una squadra, anche perché sono due in campo, per cui se li dovesse limitare, li dovrebbe limitare sia da una parte che dall'altra. Penso che le partite sbagliate là le abbiamo sbagliate noi e cercheremo di non farlo anche questa volta. Hai parlato appunto del gioco, di due squadre che si contenderanno soprattutto davanti, appunto, però appunto anche di Ospreys che sanno giocare molto bene dietro. Secondo te che partita effettivamente sarà? Ma una partita, come spiegavo prima, molto combattuta con gli avanti, in cui
ci si darà battaglia in qualsiasi mischia, in qualsiasi touche, in qualsiasi rack che ci sarà durante la partita. E dopo la differenza sicuramente sarà appunto chi riesce a giocare più nel campo avversario, chi riesce a mettere più pressione all'altra squadra e che riuscirà appunto a rosicchiare qualsiasi punto durante la partita.